Pallone, Speedy. Fai attenzione. Ti teniamo d'occhio, Mistios. Ehi, almeno dagli il benvenuto prima. Bene. Pericle ti dà il benvenuto al suo simposio. Va via! Alexios, sei tu! Febe! Avevi promesso che ti avrei rivisto, ed eccoti qua! Ti avevo anche detto di stare lontana dai guai. L'ho fatto! Beh, ci ho provato. Come hai fatto ad arrivare qui, Febe? Beh, ho fatto un po' di dracme lavorando per Marco. Hai pagato qualcuno perché ti portasse ad Atene? Non proprio. Febe. Le dracme mi servivano una volta arrivata. Non potevo usarle per andarmene e non volevo più aspettare. Così sono salita di nascosto su una nave. Ma non mi ha visto nessuno. Non posso credere che tu ce l'abbia fatta. Non ricordo molto della mia infanzia ad Atene. Ma a volte vedo qualcosa di familiare. È bello. Non riesco a credere che tu sia qui. Nemmeno io. È incredibile, siamo ad Atene. È così diversa da Cefalonia. Ma che cosa sei venuta a fare? Sono qui per aiutare a prepararti. Devo farti lasciare le armi e farti indossare questi abiti. Quindi, in qualche modo, stai lavorando per... Pericle? No, per Aspasia. Penso di essere pronto ad entrare. Non puoi. Non con quegli abiti. Agli ateniesi piace se sei come loro. Ma non preoccuparti, ho gli abiti che fanno per te. Mi cambio d'abito. Promettimi di tenere d'occhio le mie cose. Sì. Lascia le armi nell'angolo e te le ridò quando hai finito. Questi abiti sono scomodi. Ora sei uguale agli altri. Lo dici come se fosse una cosa bella. Lo è. È così che devi sembrare per farti prendere sul serio. Fidati. Va bene così? Sei pronto per entrare. Niente paura. Hai affrontato cose peggiori di questa. Non me ne vengono in mente molte in questo momento. Sicura che non posso portare nemmeno un'arma? Niente armi. Ora entra, sbrigati. E non andartene senza salutare. Caire Alexios, il possente mercenario e viaggiatore ha finalmente fatto il suo ingresso. È solo leggermente in ritardo. Erodoto, ateniesi non hanno problemi a dirmi quando non sono il benvenuto. È un sollievo vedere il tuo volto amichevole. Stasera non lasciarti intimidire dalla compagnia. Non lo farò. Pericle non è un re. Ha bisogno di farsi amare dai suoi ospiti, così come dal popolo. E a sua volta la gente ha bisogno di lui. Tu non sei diverso da loro. Credi davvero che queste persone mi aiuteranno? Lo faranno se si fideranno di te. Vedo che hai saggiamente indossato gli abiti giusti per l'occasione. Mostrarsi degni di fiducia è la cosa più importante, dopo tutto. Ora, lascia che ti presenti a tutti. Non sembrerà, ma queste persone hanno la chiave per il futuro che custodiscono sulla punta delle loro presuntuose lingue. Ah, Sofocle ed Euripide, per esempio. Due dei drammaturghi più celebrati. Nessuno lancia frecciate come loro. Pare che siano, come al solito, impegnati in qualche sorta di sfida intellettuale. Quello è uno scrittore di commedie, nient'altro! Commedie, Euripide! Ha
A me sembra più un litigio tra amanti. Anche Ermippo ha scritto la sua buona dose di commedie. Dovresti bere di più. Ultimamente è più noto per l'atteggiamento che per il suo lavoro. In ogni caso, l'uomo vicino a lui, Protagora, è un filosofo degno di nota quanto il grande Socrate in persona. Invitare Socrate sembra un ottimo modo per rovinare la festa a tutti. Mi sorprende che l'abbiano lasciato entrare. No, non lasciarti irritare da Socrate. Almeno per quest'occasione si è messo le scarpe. Il poveretto che gesticola come una scimmia è Trasimaco. E se lo ascolti bene, noterai che lui e Socrate parlano praticamente delle stesse cose. Ma il vento del suo gesticolare lo rende sordo a ogni critica. Non è per niente ciò che intendo. Dov'è Pericle? No, non partecipa mai alle sue feste, il che mi ricorda che ho bisogno del suo aiuto per una questione. Dannato Socrate! Compari sempre quando meno me lo aspetto. Mistios, proteggimi dal suo sguardo amoroso. Oh, Alcibiade, non è il momento della gelosia, ma dell'amore. Non seguire l'esempio di Alcibiade. Comportati bene e non bere troppo. Allora, dimmi, che pensa una persona come te di una festa come questa? Sarà una lunga serata. Le feste dovrebbero essere fatte per vomitare sangue, non delle poesie. Questa gente è così pulita. Se questi ospiti non soddisfano i tuoi gusti peculiari, concentrati sul motivo principale per cui sei qui. Grazie, Erodoto. Ora, se vuoi scusarmi, Pericle è qui da qualche parte e devo prepararlo. Sei da solo, gli riferirò ciò che ha detto tua sorella. D'accordo. Pericle deve sapere. Sarò qui a cercare indizi. Spero che sappiano qualcosa di tua madre. Anch'io.